Buon dispettatore e bentornato nel canale. Oggi parleremo delle ultime notizie provenienti dal mondo del cinema, dopo una settimana senza video. Quindi mostrami il tuo supporto lasciando like e iscrivendoti al canale per farmi capire che ti sono mancato. Iniziamo! La prima notizia di cui volevo parlare è l'annuncio di Deadpool 3 con Hugh Jackman insieme a Ryan Reynolds. Sono veramente curioso. Hugh nei panni di Wolverine è perfetto, per questo sapere che affilerà di nuovo gli artigli dopo aver lasciato il ruolo di Logan con l'omonimo film nel 2017 mi rende super eccitato. Reynolds nei panni di Deadpool è magistrale e per questo trovo giustissimo riconfermarlo come attore principale e come supervisore della sceneggiatura e della regia del film, nonostante l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Deadpool è il suo personaggio. Per il resto sono curioso, speriamo bene, dita incrociate, e speriamo sia più sui livelli del primo che del secondo. La seconda notizia riguarda le dichiarazioni di Scorsese, perché sì, il nostro buon vecchio Martin si è scagliato di nuovo contro la cinematografia, poiché, secondo lui, dagli anni 80 si pensa solo ai numeri. Condivido parzialmente la sua affermazione, sono usciti moltissimi film dagli anni 80 che sono bellissimi, ma che hanno fatto pochi numeri. Purtroppo ritengo sia così in ogni ambito, anche nella musica ad esempio. Ritengo anche che sia normale, i film di nicchia sono più particolari ed è ovvio che suscitino meno interesse rispetto ad altri. Poi questo è anche un lavoro, è giusto fare film per i numeri e guadagnare se al pubblico va bene. Il pubblico è il problema, infatti, andrebbe educato e dovrebbe svegliarsi. Se gli spettatori vedessero più film, capirebbero che la qualità è un altro argomento rispetto a ciò a cui sono abituati. Però è difficile che accada, aprirsi all'ignoto è più complicato rispetto alla facilità di crogiolarsi su ciò che si conosce. Il terzo argomento che vorrei affrontare è il trailer di Creed 3. Da fan di Rocky e Creed, devo dire che ho apprezzato questo trailer. Vediamo Adonis che come Rocky nel suo terzo film si è imborghesito, ma il resto sembra totalmente diverso. Ci troviamo di fronte ad una storia di vendetta e gelosia. La trama sembra delineata, eccetto per un grande segreto del nostro protagonista. Sono molto curioso e sapere che Michael B. Jordan sarà alla regia mi intriga molto. L'uscita è a marzo 2023, aspetto ansiosamente. E tu che ne pensi di queste notizie? Fallo sapere sotto nei commenti solo dopo aver messo like ed esserti iscritto al canale. A settimana prossima, probabilmente con She-Hulk, vediamo se riesco a montare il video. Ciao!